Fino ad ora saranno arrivate una cinquantina di persone. Abbiamo già donato per i primi 20 visitatori la pubblicazione dedicata ai soffitti affrescati del MAN, realizzata da Enzo Petito e Luigi Spina. Il titolo è emblematico perché la pubblicazione si chiama E uscimmo a rivedere le stelle. Riecheggiando il capolavoro dantesco, immaginiamo un viaggio di ripartenza, di ripresa e di rinascita. Noi abbiamo sempre interagito con il pubblico anche durante il periodo di chiusura, perché era importante non interrompere il dialogo, e abbiamo utilizzato i social, le nuove tecnologie per continuare un viaggio insieme. Naturalmente la riapertura dischiude nuovi e naturali orizzonti di sviluppo delle nostre attività ed è, diciamo, la base, il sostrato da cui ripartire con entusiasmo ma anche in totale sicurezza. Le misure di sicurezza sono quelle già, diciamo, rodate da giugno in poi, quando abbiamo riaperto dopo il primo lockdown, quindi ingressi contingentati, differenti percorsi per accesso ed uscita dal museo, un controllo attento in sala, ovviamente l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte del pubblico. La sicurezza è data dalla struttura stessa dell'edificio, perché il MAN è ospitato in un edificio storico in cui le sale e gli ambienti hanno spazi ampissimi che consentono di fruire del nostro patrimonio in totale tranquillità e anche con l'opportunità di soffermarsi con calma su dettagli, su particolari che magari in un percorso più frenetico, più affastellato, non si potrebbe cogliere. Ora, in questo momento noi stiamo ovviamente interagendo con il pubblico locale, abbiamo anche un'ampia platea di abbonati che ci hanno seguito e ci sostengono. In realtà, diciamo, ci sono flussi contingentati, parliamo di circa 50 persone su base oraria. In un primo momento ci attesteremo su 200-300 persone al giorno, poi in relazione alla situazione epidemiologica andremo comunque a ricalibrare le misure di sicurezza che sono state messe in atto sino a questo momento.